quest'anno 2022 Web Valley torna in presenza dopo 2 anni di gestione in remoto. Abbiamo una squadra di 20 ragazzi, una squadra di più di 10 tutor che accompagnano la scuola. Abbiamo ragazzi da diverse parti del mondo, Norvegia, Brasile, Australia, Israele e i ragazzi italiani e 2 dagli Stati Uniti, Virginia e California. Collaboriamo con APPA, collaboriamo con Harvard, abbiamo avuto diversi partner scientifici che ci stanno supportando, quindi abbiamo i colleghi della fondazione, quindi abbiamo il gruppo di Data Science for Health e abbiamo il gruppo della Micro Nano Facility per la parte dei sensori e quindi stiamo facendo quello che fa ed è l'obiettivo di Web Valley, avvicinare i ragazzi alla ricerca e farli vivere veramente che cos'è la ricerca. Quest'anno andiamo a controllare il livello di inquinanti nell'aria, quindi utilizzeremo dei sensori che la FBK, la Fondazione Bruno Kessler, ha creato e andremo a analizzare questi dati per riuscire a implementarli poi nell'effettivo controllo dell'aria, quindi andando a certificarli con le varie certificazioni. We are in 20 people. We can exchange knowledge in mathematics, physics, scientific programming and also in the environmental science. Diamo importanza a quello che è la comunicazione dei risultati. Ci siamo avvicinati al tema pian piano nelle edizioni e siamo diventati sempre più professionali nell'insegnarlo, proprio appunto grazie al team di Artigianelli e alla collaborazione con l'associazione Ardito Desio.